bentrovati amici di Libreria Esoterica Gruppo Anima, siamo in compagnia di Bernard Rus. Benvenuto Bernard, scrittore e divulgatore spirituale. Bernard, tu devi sapere che tra tutti i nostri autori tu sei uno di quelli che più è rimasto nel cuore delle persone. Tu hai fatto un sacco di conferenze qui da noi in passato, sei stato ospite del convegno Voci dei Mondi di parapsicologia, quello che facciamo tutti gli anni, 3 anni fa se non sbaglio, e da allora la gente ci chiede sempre: ma quando rinvitate Bernard Rus? Quando rinvitate Bernard Rus? Oggi ci facciamo questa chiacchierata, così diamo la possibilità a chi non ti conosce di così appunto conoscerti e sentire parlare un po' di te. E appunto ha già avuto modo di ascoltare una tua conferenza, avrà sicuramente il piacere di risentirti e ritrovarti quest'oggi. Tu sei nato a Montpellier in Francia e mi ha incuriosito questa cosa della tua attività. Tu hai una formazione molto scientifica, hai studiato ingegneria, no? E microelettronica, però c'è un altro lato della medaglia, diciamo così, che ti ha spinto alla ricerca spirituale, ma fin da quando eri bambino, no? Tu hai viaggiato tantissimo. La mia ricerca è stata di riportare la scienza nel mondo dove molte persone pensano che non abbia luogo, invece è di riportare anzi tutte le analisi scientifici verso il mondo spirituale. Quindi hai trovato il modo di congiungere due strade apparentemente inconciliabili, la scienza e lo spirito. Tutto è iniziato dal fatto che nella mia infanzia sono stato cresciuto anche in un monastero buddista, perciò tutte le vacanze, 3 mesi all'anno, vivevo in un monastero. Lascio un'impronta, non è differente. Poi, parlando con gli amici, tutti parlando di calcio, di altre cose, diceva: aspetta un attimo. Allora tu l'ultima preghiera in voga. E allora mi sono detto: devo andare verso le cose che fanno tutti. E mi sono detto: la scienza, questa è la soluzione. E mi sono lanciato nella fisica e ho fatto 3 lauree. E mi sono detto: devo andare lì perché lì finalmente questo mi va a radicare e fa diventare come gli altri. Sì. E infatti mi sono accorto che la fisica mi ha aperto un mondo incredibile, perché lavorando con l'astrofisica, lavorando con le stelle, i neutroni, tutta la materia, mi sono accorto che non c'era niente che andava a contraddire quello che avevo imparato da piccolo, le tradizioni antiche. E quindi mi sono detto: oggi bisogna fare un ponte tra le tradizioni del Medio Oriente, dell'Estremo Oriente, dell'America, per unirle con la scienza, perché non c'è uno spazio che non sia scientifico. E invece ho trovato dei professori che mi hanno invece incentivato a dire: ma non c'è separazione, no? Deve andare. E mi hanno aperto a cercare. E allora poi ho cercato, quindi dopo aver fatto queste lauree, di riportare, e adesso mi sto dedicando proprio a riportare conoscenze antiche, ma con una veduta moderna, una chiave scientifica, moderna, certo. Chiave moderna, eccetera, di modo che possa richiamare la gente di oggi, perché secondo me la filosofia di 2000 anni fa, di 3000 anni fa, vale tuttora. Sì, certo, avevano già capito molto, poi ovviamente l'uomo cambia nel contesto, ma le sfaccettature dell'animo sono sempre quelle, no? Io ti voglio chiedere una cosa che mi ha incuriosito parecchio. Tu sei esperto di terapie essene, no? Prese in Egitto, cioè noi storicamente sappiamo che gli Esseni erano questo gruppo probabilmente di origine ebraica che si era diffuso in Egitto e in Palestina dal secondo secolo avanti Cristo al primo secolo, no? Erano delle comunità monastiche. Gli Esseni sono tornati in voga dalla scoperta dei rotoli del Mar Morto, no? Che probabilmente gli storici attribuiscono a un gruppo di quel tipo, quindi siamo nel 47, quindi nel 1947, dei periodi relativamente recenti. Ecco, dal punto di vista dei tuoi studi, chi erano gli Esseni e in cosa consiste la terapia essena? Allora, gli Esseni erano un gruppo che ha molto influenzato infatti i primi cristiani. Tanti degli Esseni sono diventati poi cristiani, e Giovanni il Battista, Giovanni l'Apostolo e il Cristo stesso usano tante frasi che si ritrovano nei manoscritti della comunità di Qumran. Sì. Perciò c'è un legame evidente, anche il fatto che Gesù abbia celebrato la Pasqua prima della Pasqua degli altri ebrei, ha celebrato secondo il calendario esseno la Pasqua con i suoi apostoli.
non con il calendario degli altri movimenti ebrei, perciò per quello che è stato crocifisso alla Pasqua, perché lui aveva già celebrato la Pasqua con prima. Quindi ci sono un sacco di dati che fanno pensare che effettivamente questo movimento era molto più vicino a quello del cristianesimo originale. E nel cristianesimo originale c'erano le terapie, come Gesù l'ha insegnato. La Bibbia è piena di terapie. E quindi la cosa che vorrei è riportare al giorno d'oggi tutte quelle terapie che erano egizie, prima di essere... Certo, sono state essere tramandate. Tramandate, ma che sono terapie energetiche usando tutte le funzioni sottili del corpo. Ossia, loro lavoravano parecchio sulla percezione delle energie del corpo, in qualche modo una versione dei nadi, della medicina indiana, dei meridiani, della medicina cinese, ma occidentale. E quindi per me mi piace perché sono le nostre radici. E in qualche modo andare a cercare non solo le medicine orientali, ma cercare anche nella nostra tradizione, che siamo occidentali, certo, quello che sono le nostre radici. Certo. E ritrovare un po' quel messaggio di Gesù, perché Gesù in tanti Vangeli dice: andate e curatevi. Curate come io ho curato. E questo la Chiesa l'ha dimenticato negli anni. Sì, tra l'altro hai spesso parlato durante le tue conferenze del concetto di anima, facendo riferimento spesso a Socrate, ho notato questa cosa. Noi sappiamo che da Socrate in poi la speculazione filosofica si sposta, no? dalla natura all'uomo, quindi è Socrate che concepisce il concetto di psiche, di anima, e poi il suo allievo Platone. Socrate parla proprio di prendersi cura della propria anima, cioè cosa vuol dire questo per te? Allora, per me questo è fondamentale, è proprio l'insegnamento anche di Filone di Alessandria, sì, che è proprio, che è stato il primo secolo, che è proprio che senso ha la nostra vita, che cosa dà senso alla nostra vita? Siamo solo uomini che siamo nati per fare un lavoro, eseguire un lavoro, qual è la nostra missione? E ridare in un mondo che è sempre più disorientato questa nozione di missione che era così importante per gli esseni, che ritroviamo i terapeuti di Filone di Alessandria erano molto vicini agli esseni, perciò è questa qualità di che cosa mi comanda di fare come crescita personale la mia anima, e questa è la cosa più importante al momento della morte, non è tanto quello che tu hai fatto o non fatto durante la vita, ma soprattutto essere andato fino in fondo ai tuoi sogni. E molti di noi, accompagnando le persone verso la morte, quello che arriva agli ultimi momenti è tutte le cose che tu non hai fatto. Ed è questo, è riportare l'importanza di realizzarsi. E l'anima è proprio qual è la tua missione, e ricollegarsi a questa parte che è più grande di noi. E quindi con degli esercizi pratici, okay, in qualche modo si parla molto degli angeli, ma gli angeli che significano? Sono messaggeri, sono comunicazione con lassù, e quindi riportare al mondo d'oggi questa comunicazione con qualcosa che è oltre a noi, certo, qualcosa che anche che ci riunisce con le famiglie d'anima. Sì, questo si ricollega un po' anche al concetto di sacro. Cioè, tu hai insegnato molto, no? nella tua carriera, sei stato in Francia, in Canada, qui in Italia, eccetera, e hai avuto modo di incontrare tante persone, spesso anche giovani. Io, correggimi se sbaglio, però ho questa sensazione che forse i giovani d'oggi abbiano un po' perso questo contatto con la dimensione del sacro. Forse perché magari noi eravamo abituati a essere comunque incanalati, avere una certa formazione, al di là della religione, poi c'è una differenza enorme tra religione e spiritualità, però bene o male avevamo comunque, sentivamo spesso parlare di Dio, no? E forse oggi
i genitori di oggi non sono preparati a questo e i ragazzi più giovani stanno perdendo quella dimensione, non c'è più nessuno che spieghi loro il significato così, dell'interiorità, di rivolgersi a un qualcosa di trascendente. Tu come la vedi, questa ricerca del sacro che oggi viene un po' a mancare? Ah, ti dico un'esperienza che ho vissuto. Sì. Sono andato, mi hanno invitato a Palermo con un gruppo di giovani e quando sono arrivato, certi erano figli di mafiosi, altri erano gothic vestiti di nero, altri erano punk e io arrivavo con la mia meditazione. Certo, questo dove vuole andare? E allora mi sono detto: cosa faccio? Cosa mi invento? E poi gli ho fatto semplicemente, non ne ho parlato quasi mai, gli ho fatto fare solo esercizi, come mi hanno insegnato a me, di una spiritualità di un sacro quotidiano, come nel monastero, che alla fine era tutto sacro e quindi mangiando questo tutti i giorni, il sacro era una cosa comune. E allora gli ho fatto per esempio semplicemente toccare il viso gli uni agli altri e gli ho detto: provate a sentire chi c'è dentro questo volto. E provavano, mentre l'altro rimaneva muto, con gli occhi bendati, solo con il tocco a sapere quale persona era dentro. E sono riusciti a dire un sacco di cose e Cioè, lo devo là percepire percepire. l'altro. E l'altro spesso lo vedevo con le lacrime Commuoversi. commuoversi, perché per la prima volta qualcuno aveva osato Sì, si era vedere. rotto quel vetro di separazione, no? Era riuscito a Esattamente. guardare oltre l'apparenza, forse. E questo che è importante oggi è capire che il sacro è tutto quello che è intorno a noi e permea ogni istante. Questo momento è sacro. E quindi semplicemente il sacro è ricordare che questo momento è sacro. Lo è, ma se non lo riconosciamo, diventa un momento qualunque. Se lo riconosciamo, le possiamo dare la sacralità e la presenza. E questa sacralità è da masticare, da fare il suo, da vivere tutti i giorni. Un po' come San Francesco, che infatti Sì. San Francesco riprende tante tradizioni in sé. Quando leggo San Francesco Si ricollega, si sì. ricollega, perché diceva che il tuo primo pensiero sia verso Dio alla mattina e l'ultimo alla sera verso Dio. Uguale che facevano gli semi. Ma è proprio rimettere la nozione di Dio come una cosa vicina, vicina a noi. Un po' curiosamente quello che all'epoca l'Islam ha cercato di fare, che poi oggi si è un po' allontanato, ma il Corano dice, perché vorrei parlare un po' del Corano, perché purtroppo l'Islam è un po' maltrattato in questi momenti, anche Sì. malinterpretato, ma il Corano dice: Dio è più vicino a te che la tua vena giugulare. E questo lo trovo molto, molto importante, come perché la vena giugulare è quella che abbiamo noi qua. Dice: è più vicino che Certo. E allora costantemente questo rapporto è il divino che nutre e nutre l'anima. Certo. Posso farti una domanda un po' personale, forse? Tu credi che la vita sia una o sei più propenso al concetto di reincarnazione? Allora, ti vado a dire che quando ero piccolo vedevo i fantasmi. Allora mi capitava spesso di vedere loro, mi raccontavano, ti vado a far ridere, ma era uno dei campi scout. E il capo scout un giorno mi ha detto che dovevo andare a dormire da solo e l'ho chiesto perché. E mi ha detto: nella tua stanza, quando nessuno dorme, nessuno riesce a dormire. E lì ho realizzato che quello, le storie che io raccontavo dei fantasmi al vicino di stanza, di quello che mi raccontavano i fantasmi, faceva che tutta la stanza non dormiva. Per me era una cosa ovvia. Beh, mi ha Cioè, raccontato della sua terrorizzavi i tuoi morte. amici con questi. Terrorizzava tutti e io dicevo: ma no, è normale, Bello, mi sono raccontato. Bernard Russo come compagno di stanza. E allora si sono messo, e allora alla fine sì, loro parlato, non sapevo, che infatti non riuscivano a dormire perché erano cose, beh, raccontavano la loro morte. E c'era, mi ricordo una volta che uno mi disse: ma sai, non
mi sono suicidato. È il mio fratello che mi ha suicidato. Vai dal sindaco a dirlo. E io sono andato dal sindaco e sono andato lì e nessuno mi ha creduto, chiaramente. Ma proprio per me era, faceva parte del mondo. Perciò oggi la vita dopo la morte per me è talmente ovvia. Sì. Perché, ed è per questo che cerco anche, soprattutto nei giovani di oggi, li vedo con delle capacità enormi. Purtroppo cercano di svilupparlo tramite sostanze, ma potrebbero svilupparle di modo naturale e scoprire tutta la realtà del mondo dopo la morte. E chiaramente dopo questa capacità mi è rimasta perché, per esempio, la sera ogni tanto mi capita di andare, come facevo quando ero giovane, al di là del velo. E di incontrare, e lì chiaramente nella realtà che vivono loro, la reincarnazione è una cosa comune. Perciò per me non ho paura della morte. Un po' per me è come una nascita. Sì, è un processo naturale. Una nascita verso un altro mondo. Certo. No, grazie Bernard per essere stato qui con noi oggi e averci permesso di curiosare un po' nel tuo mondo. Ci hai fatto sorridere, sei davvero una persona speciale. Ti aspettiamo qua in libreria per una conferenza, vedrai che ci sono tante persone che ti aspettano e vogliono assolutamente sentirti nuovamente parlare. Grazie mille. Grazie Andrea.